Nel giorno del secondo anniversario dell'alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre 2022, la Regione traccia il bilancio delle attività di ricostruzione. Il piano delle opere strutturali del commissario diventa pienamente operativo e dunque si passa dalla fase di programmazione ad una fase esecutiva. Dopo 2 anni, dice il presidente Acquaroli, possiamo contare numerosi cantieri in attività, ma anche interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria lungo i fiumi Misa e Nevola e nel comprensorio del Catria. Nonostante le difficoltà che ci sono state, mi sembra che a 2 anni raccontiamo tanti cantieri, e soprattutto la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria del Misa e del Nevola. Basta passare sui tracciati dei fiumi che sono stati purtroppo tristemente famosi 2 anni fa per vedere quanta e quale quantità di materiale è stato portato fuori, rimettendo in sicurezza l'alveo, rimettendo in sicurezza le sponde e cercando di garantire, appunto, partendo proprio dall'alveo dei fiumi, la mitigazione del rischio. È stata concessa una proroga dello stato di emergenza per ulteriori 12 mesi. Questo permette di avviare opere progettate per ridurre il rischio idrogeologico, come il rifacimento di ponti e infrastrutture chiave, come vasche di laminazione e casse di espansione. Oggi, in conferenza stampa, il vice commissario Stefano Babini ha illustrato nel dettaglio i fondi stanziati e le fasi future del piano, evidenziando anche l'importanza della proroga dello stato di emergenza. La novità importante è che ci stiamo dedicando a mettere a terra le opere del piano del commissario dell'ordinanza 1111, che sono per il momento 130 milioni di euro e che però aumenteranno. Fra qualche giorno raccoglieremo 19 progetti preliminari relativi a questi interventi che possono essere fatti, e le indicazioni dei progetti confluiranno nell'accordo quadro che permetterà di selezionare tutte quante le imprese a cui saranno affidati i lavori entro l'anno. Nel 2023, a pochi mesi dall'alluvione, sono stati erogati i primi ristori per un totale di 24 milioni di euro, distribuiti per interventi a favore di privati e imprese. Inoltre, le Marche sono state la prima regione in Italia che, di fronte ad una calamità naturale, ha stanziato fondi per il risarcimento di veicoli danneggiati, una somma pari a 2,2 milioni di euro. Sinceramente, si rimane anche un po' meravigliati di come si è potuto mettere in campo tutte queste attività. Il ringraziamento ovviamente non può andare che al governo, che l'attuale governo che ha stanziato 400 milioni, è una cifra eccezionale per un evento comunque importante come questo, ma anche ai 28 milioni messi in campo dalla stessa Regione Marche. Sul fiume Misa 28 milioni posti dalla Regione Marche. Credo che nella storia della nostra regione mai è stata individuata una cifra di questo genere, ma neanche se mettiamo insieme tutti gli interventi che in 30 anni sono avvenuti. Io credo che noi abbiamo fatto quanto è necessario per far stare tranquille le popolazioni di quei territori, perché la pulizia degli alvei, la predisposizione di vasche di espansione e la realizzazione di vasche di espansione come quelle di Bethollelle, proprio domani la inaugureremo, è un'attività talmente ampia, forte, decisiva e inedita rispetto anche al passato, che oggi ci può far dire, riusciamo a dire a quelle popolazioni di quei territori: state tranquilli, perché quanto era dovuto fare siamo riusciti a portarlo avanti.